Io quando Massimo mi ha chiesto di scrivere qualcosa su Pasolini ho pensato al suo delitto, che ancora è un mistero, uno dei misteri italiani, e quindi l'ho accostato a un altro massacro, cioè quello dell'archeologo di Palmira. Mi fai venire in mente Khaled al-Assad, il guardiano di Palmira, l'archeologo anziano, il custode di Vestigia, l'uomo sapiente, il dolce e mite chicco di grano. D'un tratto un boia incappucciato, un formulaio tetro e volgare, l'interminabile tortura. Finché non parli, grida, finché non dici i tesori dove sono, il vecchio tace. Dopo un mese, nella foto pubblicata, è un corpo senza capo, che pende ad un legaccio stretto ai piedi a un palo di semaforo sulla pubblica via. Un rudere umano mai così sacro. Tu così diverso, Pierpaolo, nella furia di verità possibile, nella fame di verità impossibile. Un'altra vita, ma anche tu, chicco di grano massacrato. E per entrambi l'alba è sorta un giorno grigia, come una sabbia di terra ghiaia, come l'erba di una notte senza luna. La stessa alba, fredda, che da sempre langue, per sempre è nata morta. E l'alba che sussurra, l'ultima parola umana, la più degna, può essere detta soltanto con il sangue.